E ciao a tutti ragazzi, qui Endergar che parla e bentornati in questo nuovissimo video di Pendletown Red. Mi ha tolto dalla mia mappa, ok. Oggi saremo a fare il saloon provando la Noit Challenge, quindi cercando di non prendere mai danno. Avevo già provato il Biker Bar, volevo riprovare, però a questo punto ho detto ma cambiamo mappa. Ne faccio una che secondo me è molto carina, non è proprio una delle mie preferite, però comunque... noto che è molto bella, è molto ben fatta. Allora, io non ho gancio attivo, vero? No, ok, perché prima ci stavo giocando, ma noto bene che l'ho disattivato. Adesso invece, oh ma buon salve, questo è caduto. Allora, io ho una mia tecnica, però non so se funzionerà per fare una Night Challenge. Ma sì che funziona, funziona sempre, quindi... Allora... So che chiudersi in una stanza può essere un'idea brutta. Scendi. Ripeto, come sempre, se starò zitto è perché, insomma, cerco anche di concentrarmi. Oh, pala. No, no, lei non scappi, che poi tornerà da me con un'arma migliore a picchiarmi, perché io vi conosco. C'è un principio di lag. Non so perché, però vabbè, è normale, sono anche un sacco di oggetti, però preferirei che questa cosa non ci sia. No, no, cattivo. Allora, in teoria qua c'è la pistola. Sì, sì. Oddio, quanta gente. Via, 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 via. Non è così che gioco la Night Challenge di solito. Però non è un problema. Allora, andiamo a far fuori direttamente il boss. Che dite, tanto... Già che ci siamo, bonjour. No, scusi, il colpo l'ha trapassato. Allora, dai, dovremmo farcela. Allora, fatemi interrompere un attimo. No, vabbè. No, sì, se mi chiudo qua nell'angolo, in teoria, non dovrei avere troppi problemi. Ho preso il braccio del tizio. Le voilà. Signor vuole la pistola? Tenga la pistola, anche la sedia. No problem. Anche lei. Cos'è, la collezione di sedie dell'IKEA? Vai, anche a lei. Cos'è sta cosa? Una tazza, non so cos'era. Guardi, se ne vada, che non è giornata. Allora, buttiamoci di sotto e corriamo in cucina. Che è abbandonata del tutto. Tagliamo la carne. No? Ok, forse non è l'idea migliore durante un combattimento. Ma vabbè, posso starmene qua, mi organizzo la cucina, preparo i piatti, Cooking Simulator, no! Andate a guardarvi la serie di Cooking Simulator, soprattutto. No, guarda, mi lasciano in pace, qua c'è la farina, ma apro il sacco. No, Okay, forse non è l'idea migliore. Ok, c'è un po' di gente, tipo, stra arrabbiata. Allora, permettetemi... volevo fare una cosa più bella, però non ci sono riuscito. Ma tipo se io faccio così, no? Lei si incastra, ma... Non mi ha colpito, non so neanche io come. Allora, lei deve morire, ma lei si avvicini. No, mi ha preso! Oh, maledetta. Va bene, volevo provare a fare una cosa, ma non ci riesco, quindi... Ricominciamo un pochino meglio, più organizzati stavolta. Allora, prima sono entrato nella stanza senza nulla. E questo naturalmente mi ha svantaggiato. In teoria da questa parte abbiamo una stanza. E qua dovrebbe esserci un coltellino. È un terremoto? Guarda, mi avvicino, vibra tutto. Va bene. Allora, con questo coltellino possiamo fermare i rapinatori ed entrare noi nel cavò. Che è quello che fondamentalmente ho fatto prima. Quindi, rapinatori. Oddio. Allora, con un calcio dovrebbe sfondarsi subito. Calcio? No, non dirmi che si è buggato. Oh oh. Allora, facciamo, portiamoci delle armi buone di sotto. No, cattivo te. Ok, fantastico. Ok, questo non è più. Questo voleva colpirmi. Tu sei vivo? No, non sei vivo. Allora, aspettiamo che arrivi qualcuno, perché se no rischio di uscire e prendermi le botte. Però no, non vedo nessuno. No! Ho preso il pianista. Mi dispiace. No, non volevo.
È stato un errore in buona fede, possiamo dire così? No, no, non mi sembra che l'abbia presa molto in buona fede, eh. Oh mio Dio. Dai, su. Ma nessuno. Guarda, quello là. Ho preso un altro, va bene. Allora, prendiamo. Ma cosa c'è qua nascosto? Ok, non lo so. Mamma mia. Ho preso paura e mi è partito il colpo. Torniamo dal boss sperando che... Come ha fatto? Ah, perché stavo mirando un altro, meno male, se no mi arrivava un pugno. Ok, dovrei averlo ucciso. No, non è morto, non è morto. Ok, ora sì. Cavolo, quel boss è sempre maledetto. Oddio, schifo. Colpo 1, morto. Colpo 2, morto. Colpo 3. Vai, shockwave. Ok. Questo è un teschio. Ho tolto il teschio a una persona di cranio? No! Ok, non voglio sapere cosa sia successo e perché il gioco abbia spawnato un teschio. Cos'è tutta sta gente? Cosa ho fatto? Oddio, non... Ah, sì, qua ho spappolato uno. Ah, brutta cosa. Ok. Non volevo venire qua, però... Ah, no, non ce l'ho fatta. Non ce l'ho fatta a ucciderlo. Però possiamo. Allora, qua c'è il messolo. Il cucchiaio. Cucchiaio di legno. Ci permetterà naturalmente di vincere. Perché naturalmente voi non userete mai una sedia o un coltello per picchiare. No, un mestolo in legno. Ok, ah, guarda, anche mattarella. Tengo un po' di mattarella, signore. Anche lei è mattarella. Tenete tutti. Potere di mattarella sarà in voi. Oh, ma non muoiono, eh. Resistono abbastanza. C'ho un minuto di tregua, ma io lo fermerò. Ho ucciso. Va bene, non pensiamoci. Cerchiamo delle armi buone. Oh, questa è un'arma molto buona. Ok, questa potrebbe permettermi di fare un po' di danni a tutte le persone qua. Anzi, fatevi direttamente un tuffo. Non in piscina, ma comunque, pur sempre è un tuffo. Ok. Ma signore, cosa fa? Ok. No, 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 questa non devo tirarla. Questa la devo usare così. E voilà! Abbiamo ripulito? Abbiamo ripulito, non è vero? Quello è il mio debitore. Lui. Io e lui abbiamo un profondo debito da pagare. È il mio nemico numero uno. E l'ho ucciso con una sedia. L'ho ucciso? Sì, l'ho ucciso. Ok, va bene, mi sono vendicato. Mettiamo questo nel fuoco, tanto non ci serve. Cerchiamo un'arma migliore. Avrete portato qualche arma in regalo, no? Cioè, vicino a Natale, voglio dire. L'armetta. No, eh. Qua, coltellino. Meglio di niente. Ok. Morite tutti. Ma... Cosa ho rischiato? Per ora la challenge sta andando bene comunque. Ok. Questi tra l'altro erano a tavola insieme se non erro e si stavano picchiando. Perché la conversazione non era andata proprio a buon fine. Ok. No, mi ha rotto la sedia. Maledetto. Era la mia preferita. Voi invece che fate qua? Tutti ammucchiate, sembramento, ma vi pare il caso, picciotti? Insomma, capito qua al saloon incontrarsi con gli amici, però sembra un po' esagerato. Ok, non parlo più, non parlo più, non parlo più. C'era la porta lì? No, loro entrano dove devono fare il giro più lungo. Bravi, però così avete solo che sbagliato. Oh, un mestolo più serio. Ok, mori. O qualsiasi cosa esso sia. No, l'ho già rotto. Tocco cucchiaiata. Oh, ma...
Oh, una bistecca? Oddio. State giù. State giù, per l'amor del cielo, che non capisco più niente. Siete troppi. Cavolo. Dio, è difficilissimo, credetemi. Mi sono andato a infilare in una situazione veramente tremenda. Allora, prendi questo e scappa. Prendi questo e scappa, prendi questo e scappa. Ok, ah, naturalmente, per chi non conoscesse la sfida, non devo prendere colpi. Non tutti i colpi, naturalmente, li considero. In che senso? Ogni tanto ti prendono, ad esempio, attraverso una parete. Tipo, io sto attaccato a una parete e dall'altra parte c'è effettivamente un nemico, lui mi può colpire attraverso la parete. Quindi, naturalmente, quando prenderò danno in quei casi non verrà contato. Però tutte le altre volte sì. Ero poi deciso se mettere anche i danni, diciamo, dall'ambiente, come ad esempio cadere nel fuoco. Però sono sempre dei danni comunque a cui bisogna fare attenzione, quindi penso che li conterò. Ok. Oh, fatti fuori. E là? Vedete un po'. Sedia 1. Ah, ricominciamo col festival delle sedie. Allora, a te prendi questa e anche questa. Lui ha trovato il doppio biglietto vincente. Anche lui però. Oh, 9 remaining. Dai che forse ci riusciamo a fare anche un'altra mappa. Bella botta. Qua non ho più nulla. Oh, la scopa, la scopa. Botta! Botta! Sono tutti qua. Ok, i pochi che non ce l'avevano con me sono venuti a picchiarmi. Quindi prendiamo un bel bicchierino, servitevi pure. Ne abbiamo, guardate, fino allo sfinimento. Dove l'ho fatto quella sedia? Allora, calmatevi un po'. Fermatevi. Ok, ok, ok. Credetemi che non è facile. Quello l'ho preso. Dove è finita la mia sedia? Ma dai. Ok. Quella di sotto. E credete se ne stavano andando. Prendi un po' di alcol, che fa sempre male. Ma guarda lì, stanno andando a prendere le armi. Maledetti. No, quella ha deciso di andarsene. Ha capito che forse era meglio non competere. Cosa ho trovato? È un coltellino veramente troppo piccolo. No, quasi non lo vedo. Ok. Quello è morto. Quello non so cosa stia facendo. Bicchiere. Dai, sono due. Ok, ha fatto un saltello. E... ma cosa sta facendo? Oh. Ok. Spiegatemi voi nei commenti. Via te. Nei commenti perché c'è un teschio qua. Anche se penso di averlo capito. Però va bene, facciamo finta niente. L'uscita è anche sopra, quindi mi basterà andare qua. Ok, quindi abbiamo fatto il saloon senza mai prendere danno. Ok, mi piacerebbe fare a questo punto la disco, che è una mappa forse più veloce, quindi riusciamo a farla senza mai prendere danno abbastanza velocemente. Club beatdown, beatdown. Allora, dammi il tuo coltellino. Allora, come sapete, c'è un modo anche per farla molto velocemente, però rischio di prendere danni, quindi l'ho shottato. Ho trovato forse il metodo per shottare il mega riccone, che di solito non riuscivo mai a shottare, ma questi sono dei dettagli. Abbiamo imparato una cosa nuova. Allora, scusi, faccio spazio. Sì, sì, sì. Basta. Dio, che schifo. Ma mi allontano e se ne vanno, cioè. Oddio, già lì avevo rischiato. Vabbè che finché prendiamo danno all'inizio, volevo dire. Allora, qua. Ah, è quella che ho in mano, penso, l'avevano rubata. Non è un problema perché ricominciando, cioè, diciamo, comunque a ricominciare subito, altrimenti dovrò naturalmente ricominciare proprio l'intera partita. Voilà. Ok, poi qualcun altro? Ok, il bancone è la zona perfetta. Uccido il DJ perché il DJ ha delle armi a sua disposizione.
Non so se lo sapete che sono ottime, perché lì vicino agli shuriken ha una mazza che ho appena preso. Quindi rischia di essere proprio quello che ci uccide. Ok, in questo caso ci dà un colpo. Ah, morto malissimo. Ok, cerco di attirare un po' l'attenzione su di me, perché ogni tanto il gioco, non so se sia un bug o cosa, però tende a non schierare più nemici contro di me, e quindi la gente non viene più a combattermi, rimane fermo immobile dove sta a picchiarsi senza una ragione apparente. E beh, non che io stia picchiando per una ragione. Ok, piccale, piccale, fatto quello. Facciamo una bella cosa. Allora, oddio, questa luce è terribile. Se mi prende con quel colpo, io non lo consideravo valido, eh. Io ve lo dico, perché... Ok, morite. Dai, dai, dai. Abbiamo fatto con un sacco di gente così. E un cacciolello. Male. Qua non c'è nulla. Oh, Miracle Blade, il primo della serie perfetta, ragazzi. Ma questo è meno appuntito, questo è il secondo. Quello che è uscito un po' in ritardo e quindi fa un po' schifo. Beh, qua c'è un... una birra. Voilà. Vedete che fa male alla... ah, tanto male alla salute. Ok, no, non dico più. Ok, non vi sento. Tranquilli, maledetti ballerini. Ok, ho un po' di gente contro. Non dovrebbe essere un problema, perché tanto ho il nunchuck, che però sapete cosa? Non lo utilizzo, me lo tengo per il boss. A questo punto io non giocherei mai la Night Challenge così, però ormai la sto facendo un poco tranquilla. Potrei, però devo vedere che non si siano attivati. Oh, cosa fa? Oh, che fate, che fate, che fate? Via, 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 via. Macete, macete, macete. No, no, mi sono chiuso in una situazione terribile. Ok, scusami, scusami, non scusami. Neanche a lei. Oh, è morto. Evidentemente si stanno arrivando quelli con la katana. Anzi, solo uno con la katana, a dire il vero. E mi sa che sono anche spawnate le bodyguard, quelle che arrivano dalla porta. Ok, dai, 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 dai. Se riesco a tenere tranquille queste, ecco, sì, sono arrivate quelle altre bodyguard, quelle con i capelli afro. Niente, lo fa così. Ok, sì, ciao. Sì, ciao. Ma vabbè, se ce la faccio, ragazzi, è un miracolo, eh. No, hanno preso un chuck. Dimmi di no. Oh, lo hanno preso. Come avete osato? No, ma è impossibile, dai. Come hanno fatto a prenderlo? Deve essere qua, deve essere qua, deve essere qua. Sì, 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 c'era, c'era, c'era. Ok, a questo punto lo uso contro di loro, tanto è il katana boss, o come lo chiamate voi, il suo nome originale, katana boss. Allora, tenete. Non so più con cosa colpirli. Ho usato veramente tutte le armi a mia disposizione. Ce la posso fare, però. Ce la posso fare. Quello ha volato via. Katana boss tenga. Oh, abbiamo un paio di shuriken qua. E anche un altro che è nascosto. Però non so se c'è ancora. No, mi sa che lo sta andando a prendere il tizio. No, non c'è più. Sì, eccolo. Ti prego, mori. Ogni tanto lo colpisco, ma non gli fa molto. Oh sì, due remaining. Ok, uno. No, 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 non rischio. Yes. E abbiamo fatto due mappe, Disco e Saloon. No damage, di fila tra l'altro. Molto bene, 5 minuti, un tempo un po' così, però dai, niente male. E va bene, ragazzi, io direi lasciate like se vi è piaciuto il video
iscrivetevi, questo è naturalmente d'obbligo, come condividere il video con chiunque voi potete conoscere al mondo. E niente, questo era l'ufficio del Katana Boss e ci vediamo nella prossima puntata, in cui probabilmente faremo la night challenge su probabilmente le ultime mappe. Ciao.